I principali gruppi della grande distribuzione organizzata in visita a Napoli grazie alla missione di incoming dell'Unione Industriali, realizzata attraverso la sua sezione filiera alimentare. Un settore in crescita in Campania, le esportazioni, secondo il servizio studi di BNL Paribas, hanno superato i 4 miliardi. Ma anche su un comparto così florido è calata la scure della crisi energetica e il presidente dell'associazione di Palazzo Partanna torna a chiedere al governo interventi importanti e non pannicelli caldi. Chiediamo di essere messi in condizione di competere ad armi pari con gli altri paesi, perché il tema vero è tutto qui. La questione dell'energia è forse, come dire, paradigmatica da questo punto di vista. Nel momento in cui in altri paesi con i quali noi competiamo l'energia viene venduta a prezzi accettabili, proprio perché sono state fatte scelte strategicamente intelligenti nel passato, la nostra industria agroalimentare, che è una industria dove l'energia è un fattore decisivo, pensiamo al conserviero, evidentemente non può essere messa in crisi di competitività perché non si fanno le scelte giuste. La Regione Campania, con il suo presidente Vincenzo De Luca, è pronta a fare la propria parte per sostenere un settore, quello dell'agroalimentare, tutt'altro che marginale. Sempre di più dobbiamo introdurre anche l'agricoltura, ricerca scientifica, utilizzazione dell'irrigazione a goccia, ricerca per quanto riguarda le catene del freddo. Non stiamo parlando più, come si immaginava qualche decennio fa, di un comparto economico marginale, ma di un comparto che ha un suo valore enorme per l'economia campana e l'economia nazionale. Ma daremo ovviamente contributi per le imprese che vogliono realizzare impianti di produzione di energia alternativa, anche sulle serre. E daremo ovviamente anche contributi per quanto riguarda credito alle aziende utilizzando al meglio fondi europei. Per il presidente della sezione filiera alimentare dell'Unione Industriali di Napoli, Gaetano Torrente, intanto bisogna incrementare la riconoscibilità e la visibilità dei prodotti campani. È vero, è un momento particolare, un momento che si parla di rincari, bollette, caro bollette, quindi un po' i consumatori sono tutti preoccupati, hanno paura di spendere, però possiamo dire che mangiare bene, mangiare delle eccellenze del territorio non costa così tanto.